Esercizio numero 8, asta rigida. Fuori equidistanziati non si dice la distanza, quindi assumiamo la distanza tra due fuori vicini, arbitrariamente la chiamiamo U, unità. Riconosci in che modo si muove l'asta sotto l'azione delle forze indicate. L'esercizio è diviso in due parti, c'è questa asta con queste forze e poi c'è la stessa asta con forze diverse. Da notare che non c'è nessun fulcro né qui né nell'altra asta, quindi queste aste sono libere. Dire come si muovono le aste vuol dire se ruotano o no e se traslano o no e dove. Dunque queste aste non sono vincolate, perciò non c'è nessun fulcro e nessuna forza vincolare. In questo caso, quando non c'è il fulcro, allora i bracci si possono considerare a partire dal baricentro. Perciò in mancanza del fulcro si utilizza il baricentro come punto di riferimento, cioè come polo. Inoltre in questo esercizio non c'è neanche la forza peso. Dunque o immaginiamo che questi esperimenti vengono svolti nello spazio vuoto, tipo nella Stazione Spaziale Internazionale che orbita intorno alla Terra dove non ci sono gli effetti di gravità, oppure più semplicemente immaginiamo che queste aste siano viste dall'alto e siano appoggiate su un tavolo, così che la loro forza di gravità è bilanciata dal tavolo stesso. Quindi queste possiamo immaginarle come aste appoggiate su un tavolo e viste dall'alto. Dunque queste tre forze sono quelle che esercitiamo noi, le chiamiamo FA, FB, FC. Per dire se l'asta trasla eventualmente in che direzione e se ruota ed eventualmente in che senso, bisogna come al solito calcolare la forza totale e il momento torcente totale. Prendendo come polo, abbiamo detto, il baricentro in mancanza del fulcro. Innanzitutto guardiamo la forza totale. Un newton e due newton, la forza totale è 0, 2 newton verso l'alto, 2 newton verso il basso. Quindi quest'asta non trasla. È la prima equazione cardinale dell'equilibrio del corpo rigido. Forza totale uguale a zero, l'asta non trasla. In particolare non trasla il suo baricentro. Quindi a questo punto il baricentro rimane fermo. L'asta può eventualmente ruotare intorno al baricentro, dipende dal momento torcente totale. Quindi calcoliamo questi momenti torcenti. Quello di FB è 0. Qui ho scritto male, avrei dovuto scrivere MB, momento torcente della forza B. È 0 perché la forza B è applicata nel punto che consideriamo come polo, quindi non ha braccio. Le altre due forze, FA e FC, cercano entrambe di far ruotare l'asta in senso orario. Ricordiamo che il polo è il baricentro e quindi i loro momenti torcenti entrano entrambi nel foglio. Già da qui si capisce che l'asta non può stare in equilibrio, ma dovrà ruotare in senso orario perché entrambe le forze hanno quell'effetto lì. Calcoliamo i loro momenti torcenti, forza per braccio, 1 newton per U, la distanza fra due buchi vicini, mettiamo il segno meno perché è una rotazione in senso orario. L'altro momento torcente è 2 newton per 3U, meno 6 newton per U. E questo è il momento torcente di C. Li sommiamo perché entrambi questi momenti torcenti entrano nel foglio. Meno 6, meno 1, meno 7. Meno 7 newton per U. L'asta ruota in senso orario. Vediamo l'altra asta. Guardiamo subito la forza totale. Sono 2, 2, 4 newton in basso. 1 in alto, quindi in totale fa 3 newton in basso. L'asta trasla in basso. In particolare il baricentro trasla verso il basso. Guardiamo il momento torcente totale, le forze FB e FC cercano entrambe di far ruotare l'asta in senso orario, questa tirando su e questa tirando giù, e quindi i loro momenti torcenti sono negativi ed entrano nel foglio. Invece, la forza A cerca di far ruotare l'asta in senso antiorario e quindi il suo momento torcente esce dal foglio. Vediamo i valori numerici. Cominciamo dal momento torcente di A. Dobbiamo moltiplicare la forza 2 newton per 3U, 6 newton per U. Passiamo al momento torcente di B, 1 newton per 2U, meno 2 newton per U. Momento torcente di C, 2 newton per 2U, meno 4 newton U. Momento torcente totale 0, perché
questo e questo sono due momenti torcenti che entrano, quindi si sommano, meno 4 e meno 2 fa meno 6, newton U, e quest'altro era più 6, newton U, quindi quest'altro, MA, annulla perfettamente la somma di MB ed MC. Il risultato è momento torcente totale uguale a 0, l'asta non ruota. Quindi quest'asta trasla, mantenendosi sempre orizzontale, trasla verso il basso, quindi si muove verso il basso così.